Il nostro canale, lo ricordiamo, prosegue con i suoi contenuti dedicati al calcio femminile. Il nostro sito fa pubblicazioni sul calcio femminile ormai da diverso tempo, da molti anni, dedicando un'intera sezione al mondo del calcio femminile. In questo momento parliamo molto di nazionale, di campionato del mondo, perché tra poco si parte, però parliamo anche delle squadre, dei club, di tutte le competizioni, Coppa Italia, Serie A femminile, Serie B, Serie C femminile, la Champions League, che quest'anno vedrà di nuovo due squadre italiane in lizza, la Juventus e la Roma, che speriamo possano far bene come negli ultimi anni. Abbiamo iniziato un ciclo dedicato al campionato di calcio del mondo in programma in Australia e Nuova Zelanda. Abbiamo parlato delle squadre favorite, vi raccontiamo quelle che saranno secondo noi le 5 top player. Siamo dovuti restare stretti perché secondo noi i top player ce ne sono 10, forse addirittura 12, volendo stare un po' larghi addirittura 15, perché ci sono veramente tante giocatrici che non si possono non considerare. Di queste scriveremo e parleremo, ma intanto noi ve ne segnaliamo 5, quelle che secondo noi sono le migliori in assoluto. Francia, Vivienne Renard, è una squadra che ha veramente tanto talento, lei, Catoteau, giocatrici giovani che giocano già ad alto livello nel Lione, che è la squadra che ha vinto di più a livello europeo, piuttosto che nel Paris Saint-Germain, che è una squadra che ha investito moltissimo sul calcio femminile. Beh, Vivienne Renard e Catoteau le mettiamo un po' sullo stesso piano, sono per noi tra le due giocatrici, tra le giocatrici sono quelle che potrebbero diventare a buon diritto le grandi sorprese, o meglio una grande conferma nel panorama individuale del calcio femminile. Sicuramente non possiamo non citare Oberdorf della Germania, è una di quelle giocatrici che adoriamo perché ha tanto talento, tantissimo talento, una qualità di gioco, di palleggio, una sensibilità nel tocco di palla che è davvero straordinario, una giocatrice che tecnicamente può essere considerata più forte di alcuni professionisti uomini. Poi certo, la resa fisica è quello che spesso può creare dei problemi, però lei in questo è veramente straordinaria. Allo stesso livello di Lene Oberdorf, Vivienne Miedema ha vinto il campionato europeo giovanile, ha vinto il campionato nazionale, il campionato europeo con l'Olanda, con la nazionale olandese nel 2017, altrettanto giovane, ha esordito che aveva soltanto 14 anni nell'Herenveen, giocatrice incredibile, può giocare come prima punta, come seconda punta, come ala, come esterno, anche se secondo noi il suo talento vero è quando gioca dietro le due punte, dunque da trequartista, una giocatrice di creatività, di intensità impressionante. Altra giocatrice che non possiamo non citare è Sam Kerr, giocatrice australiana, forse la migliore attaccante in circolazione, la più continua, la più letale, segna di destro, di sinistro, di testo, fisicamente, di testa, fisicamente è una giocatrice pazzesca, incredibile, e poi avrà un aiuto in più, giocherà in casa, veste la maglia delle Roos, le ragazze della nazionale australiana, che giocherà in casa questo campionato del mondo di calcio. E poi non sono 5, ma ne abbiamo citata qualcuna in più, ce lo concederete perché sono tutte talmente brave. E poi non possiamo non citare Macario, Carolina Macario ha una squadra molto forte alle spalle, che è quella americana, ma soprattutto è una giocatrice incredibile, lei ha veramente un talento pazzesco, è una giocatrice, una predestinata, nata per vincere, nata per avere successo, se ne sono accorti i suoi genitori quando aveva soltanto 12 anni, la madre è un medico, era stata a vivere in Brasilia per finanziare gli studi della figlia e consentirle di poter giocare ad alto livello, e l'ha trasferita negli Stati Uniti, una scommessa apparentemente importante, difficile, rischiosa, che Carolina ha vinto pienamente, adesso ha il passaporto americano, gioca per gli Stati Uniti, è tesserata per il Lione, campionato francese e Champions League, ha imparato tanto, ha avuto un grave infortunio che però non le ha impedito di essere una delle migliori giocatrici del mondo già fin da subito, questo sarà il suo primo mondiale, ci aspettiamo moltissimo da lei. E poi dovevamo citare per forza una delle due spagnole, le citiamo entrambe, ma diamo il posto di rilievo, forse addirittura la numero uno, a lei, insieme a Bonmatí, che secondo noi è una delle top 10, forse immediatamente al di sotto delle top 5 di questo mondiale in Australia e Nuova Zelanda, la migliore, la regina, resta Alexa Putellas. Alexa Putellas gioca nel Barcellona, due volte pallone d'oro, un'onorificenza meritata, perché questa giocatrice ha dimostrato tutto. È cresciuta come Bonmatí nella Masia femminile del Barcellona, il più grande settore giovanile del mondo sotto l'aspetto quantitativo e qualitativo, e lei è
veramente fenomenale, una giocatrice straordinaria da un punto di vista umano, perché ci piace molto, anche per come sa parlare, per come sa comunicare il suo amore per il calcio, per quella che è la sua storia personale, lei che veniva accompagnata dal papà bambina agli allenamenti e che il papà lo ha perso e che al papà ha dedicato il suo primo pallone d'oro, lei che ha vinto anche il secondo pallone d'oro nonostante un gravissimo infortunio al ginocchio gli abbia impedito di giocare lo scorso anno l'Europeo. Questo sarà il suo momento della grande rivincita, il campionato mondiale sarà la più grande esposizione per lei e crediamo che alla fine farà valere la sua classe. La Spagna non è forte quanto Putellas e Bonmatí e questo forse fa temere un po' meno le furiette rosse, però Putellas e Bonmatí sono destinate a essere tra le giocatrici più forti del panorama mondiale del calcio femminile perlomeno per i prossimi 10 anni. È tutto, se vi è piaciuto questo contenuto non limitatevi a seguirlo, ad ascoltarlo e a sentirlo, ma cliccateci un pollice più e ovviamente iscrivetevi al canale e avrete altri contenuti e sarete informati in prima battuta su tutto quello che realizzeremo nel corso delle prossime settimane. Grazie per averci seguito.